Terra Amara spoiler 1802, Yilmaz scopre che è stata obbligata a sposare il rivale. Molteplici colpi di scena avranno luogo nel corso della nuova puntata di Terra Amara visibile il 18 febbraio in prima visione su Canale 5. La trama dello sceneggiato Made in Turchia segnalano che Yilmaz Akkaya scoprirà tutta la verità sullo sposalizio tra Süleyya Altun, Hilal Altin Bilek, e il suo eterno rivale Demir Yaman, Murat Unalmis. Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti la nuova puntata che sarà visibile sabato 18 febbraio in prima visione TV rivelano che Çetin troverà un pacchetto nell'intercapedine di un muro. I fan, a questo punto, apprenderanno che Gaffur aveva deciso di nascondere i documenti d'identità falsi di Yilmaz e Süleyya ed un pezzo di una lettera che quest'ultima aveva indirizzato al suo amato. Per questo motivo, Çetin deciderà di consegnare tutto all'ex meccanico, che però non prenderà in considerazione la cosa in quanto troppo impegnato ad ultimare i preparativi del suo imminente matrimonio con Wigan. Difatti, l'uomo metterà i documenti in un cassetto prima di convolare a nozze con la pediatra. Nel frattempo, Demir si recherà ad Istanbul a ripetere il test di fertilità in quanto vuole togliersi ogni dubbio sul bambino che attende Süleyya dopo averla accusata di tradimento. Nella puntata di Terra Amara trasmessa il 18 febbraio, dopo l'appuntamento con Beautiful, Sevil e Bezzat raggiungeranno Kukurova per partecipare al matrimonio di sua figlia. Proprio quest'ultima apparirà felicissima di riabbracciare i genitori che inizialmente avevano rifiutato l'invito. Anche Onkar, Vahide Persin, parteciperà all'evento al fianco di Fekeli dando un chiaro segnale distensivo tra le due famiglie. Atip tra gli invitati osserverà le mosse dei nemici. Demir, intanto, scoprirà di non essere sterile con sua grande gioia. Di conseguenza, il ragazzo correrà a Kukurova per dare la lieta notizia alla consorte che però sembrerà essere irreperibile. Poco dopo, Yaman scoprirà che Süleyya vuole abortire e che si è recata da un medico che pratica aborti clandestini in compagnia di Sermin. Il giorno dopo le nozze con Wigan, Yilmaz farà una clamorosa scoperta sull'ex fidanzata. In pratica, l'ex meccanico troverà un pezzo di lettera bruciata scritta da Süleyya tra i documenti riposti in un cassetto. In questo modo, Akkaya capirà che Altuna è stata costretta a sposare il rivale Demir per salvarlo da un ricatto di Unkar. Una rivelazione che manderà su tutte le furie l'uomo, il quale vorrà subito avere un confronto con l'ex fidanzata. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de